Pace e bene, oggi ti racconto una storia. Un potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga carovana che trasportava il suo favoloso tesoro di oro e pietre preziose. A metà del cammino, sfinito dall'infuocato sole, un cammello della carovana crollò boccheggiante e non si rialzò più. Il forziere che trasportava rotolò per i fianchi della duna del deserto, si sfasciò e sparse tutto il suo contenuto, perle e pietre preziose, nella sabbia. Il principe non voleva rallentare la marcia, anche perché non aveva altri forzieri e i cammelli erano già sovraccarichi. Con un gesto tra il dispiaciuto e il generoso, invitò i suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le pietre preziose che riuscivano a raccogliere e portare con sé. Mentre i giovani si buttavano avidamente sul ricco bottino e frugavano affannosamente nella sabbia rovente, il principe continuò il suo viaggio nel deserto. Si accorse però che qualcuno continuava a camminare dietro di lui. Si voltò e vide uno dei suoi paggi, tra i più giovani, che lo seguiva ansimante e sudato. «E tu?» gli chiese il principe. «Non ti sei fermato a raccogliere niente?» E il giovane diede una risposta piena di dignità e fierezza. «No, perché io seguo il mio re». Morale della storia. Tutti seguiamo qualcuno. Tutti cerchiamo qualcosa. La domanda è: e tu? Chi stai seguendo? Chi è il tuo re? Chi guida i tuoi atti e i tuoi passi? E ricorda, Gesù ha detto: chi è dalla verità ascolta la mia voce. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Che il buon Dio ti benedica.